pronti per una straordinaria avventura? Unisciti a noi, Aurora, Musli, Bagui, Bambù, DJ! Gorgol ma bol notal satal me gorgol. Che dici, Zanda? Non ho mai sentito questa formula magica. È terrificante. Puh, faccio i gargarismi, idiota. Ed ora silenzio! Oh, gorgoni della notte, sibille malefiche, cariatidi potenti, spiriti malvagi! Venite ad aiutare la regina di tutti i mali! Faccio abbastanza paura! Fatemi vedere dove sono Prezzemolo e Aurora! Cosa? Che forza? Ma che cos'era? È un maledetto campo di forza che mi impedisce di vedere dentro la porta dimensionale. Fammi vedere dove sono Aurora e Prezzemolo. Tranquilla, Zenda, da lì non è mai uscito nessuno. Guarda, sta arrivando qualcuno. La porta. Basterà bussare. Come vedete, mi sono permesso di aggiungere alla globosfera qualche piccolo optional. L'astronave ora è mutante. Come sarebbe a dire che è mutante? La porta si sta aprendo. Arriviamo, Prezzemolo! Vogliono salvare Prezzemolo. Prezzemolo, Prezzemolo, sempre Prezzemolo! Ne ho abbastanza di quel drago! Oh, strano, mi fischiano le orecchie. Qualcuno mi penserà. Potrebbe essere qualcuno. Ti ha fatto male? No, il nostro modo affettuoso di salutarci. Allora anch'io voglio salutarti così. No, ecco, io veramente dicevo... DJ, non è questo il momento di giocare. Dobbiamo pensare a come fermare il terribile Capitan Meccano. Avete fatto già così tanto, salvando il mio piccolo dado. Sono stanco di fare l'onesto. E Zenda non si è ancora fatta viva. A volte mi pento di essermi alleato con lei. Ma se penso a quello che mi ha promesso... Oro, diamanti, gioielli, gelato in coppetta. DJ? Non dormire, dobbiamo fare il punto della situazione. Bene, Capitan Meccano ha trasformato la popolazione pacifica dei robot in micidiali armi da combattimento che userà per conquistare l'universo. Per questo dobbiamo fermarlo. Qualche domanda? Sì, ecco una. Che voto avevi in disegno? 5 meno meno. Smettetela, la situazione è seria. Se almeno fossero qui Pagui e Musli. Bella idea, così Meccano sarebbe morto dalle risate. Anche la mia gira! Meglio azionare il freno a caduta intelligente, sì! Ma presto, non ce la faccio più! Però... funziona! Macchine da combattimento sono pronte. Quel drago ficcanaso si pentirà di aver sfidato il terribile Capitan Meccano. Ma ci stanno attaccando. Bisogna attivare subito i robot. Preparate il cubo di energia. Le mie creature per muoversi hanno bisogno di una potenza spaventosa. E quella forza è racchiusa lì dentro.
Siamo arrivati! Sembra un bel posticino. E io scommetto che è pieno di simpaticoni. A me quelli sembrano piuttosto musoni. Facciamoli divertire, così capiranno che siamo dei pacifici, no? Mi stanno prendendo in giro! Pronti a sprigionare l'energia! E ora conquisterò l'universo! Non sei convincente, guardami amico e impara. State a guardare, distruggeteli! Attenzione, ci attaccano, dobbiamo difenderci! Useremo gli optionals appena montati. Mutazione numero uno: mostro robot da distruzione! Io che un mostro robot mi sembra un pagliaccio! Io vi avevo detto di inserire il programma di difesa! Non quello del circo! Ci sembrava più divertente! È vero, e poi guarda! Funziona! Cosa? Le mie armi stanno ridendo! Eliminateli immediatamente! Visto? L'acqua arrugginisce i loro ingranaggi. Inseriamo anche gli altri sistemi di difesa. È assurdo, non possiamo combatterli con una foca. Oh, questo posto non mi piace, è meglio andare. Ma se siamo in prima fila e poi mi piacciono i pagliacci. Le cose si stanno mettendo male, solo Prezzemolo può aiutarci. Solo Muesli può aiutarci. Un momento, capto dei potentissimi segnali energetici. Forse sono gli stessi segnali che mi impediscono di usare la magia. Il radar dice che Meccano ha azionato il suo esercito. Proviamo a vedere delle immagini. Cos'è la Pay TV? Guarda che io non pago, carino. Io non pago, chiaro? Pagui e Muesli? Sono da Meccano! I nostri amici sono in pericolo! Contento? Abbiamo spiccato il volo! Se questo lo chiami volare! Oh no! Ci hanno preso! Abbatteteli! Puntate! Siete pronti? Mirate! Fuoco! Ancora quel drago in piccione! Ah! 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 Maledetto! Amico, scommetto che nessuno ti ha mai detto che è una rotella fuori posto. Come me! Muesli! Pagui! Avete fermato me, ma non il mio esercito! Quale sarà quello giusto? Allora ti muovi! Un attimo! Sì, sei un genio, DJ! Bene, Meccano è sistemato. Sì, abbiamo vinto! No, questa non è una vittoria. Questi micidiali robot sono stati costruiti con esseri meccanici buoni e pacifici. Ma adesso che si fa? Adesso ci pensiamo noi. Per noi folletti è uno scherzo aggiustare questi pezzi di latta. Una volta costruivano i giocattoli per Babbo Natale. O meglio di così. Stanno risistemando tutto. È incredibile. Ciao! Ottimo lavoro! Cosa ne pensate? E Meccano, che fine ha fatto? Oh, non preoccuparti, l'ho reso innocuo. Ehi, ci facciamo un'aranciata! È un panino! Chissà dove è finita Aurora. Prezzemolo! Ma... Oh. Ragazzi, venite qui! Che c'è, Aurora? Guardate! La ricerca è finita! Ma che cosa stai dicendo? Come, non avete capito? Guardate! Il cubo di energia! Ma è... il secondo elemento!
Ora abbiamo due elementi: la piramide, che ha il potere della preveggenza, e il cubo, che ha il potere della smaterializzazione. La strada per combattere la malvagia strega Zenda si fa sempre più facile. Non lo pensi anche tu, TJ? Già, ridi, ridi, ma alla prima occasione i due elementi saranno miei. Signora, le è caduto questo? Oh. Bene, è arrivato il momento di salutarci. Vi saluterò alla vostra maniera. Sì, sì. Oh, no, 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 no. Oh! Addio, prezzemolo. Noi non vi dimenticheremo mai. Arrivederci, tornate a salutarci. È il momento di tornare a casa. Sapete, ho un regno che mi aspetta. Già, anch'io. Oh. No! Non è possibile, hanno anche il secondo elemento! Ma non sfuggirete alla mia vendetta! Maledetto drago, non mi fermerai! Gli elementi presto saranno solo miei!